Guarda che collaborazione che c'è. Sì, esatto. È specifico che vede tutto. Di tutto. E poi fare l'articolo. Addirittura una gomma col cerchio. Qualcuno l'ha buttata apposta perché non può venire portata dall'acqua. Gente, abbiamo trovato le foto delle latine piene di olio usato e anziché portarle in ecoambiente lo buttano nel canale. Quindi c'è un po' di tutto. Da legni c'è un po' di tutto. Plastica, diciamo che di più. Tanto vetro anche, molto vetro che, ripeto, potrebbero portarlo in ecoambiente e salvaguardare un po' il canale, invece tutti vengono a conferire in canale. Ecco, l'inciviltà è anche qua. E poi dobbiamo ringraziare col sindaco e per gli altri, ringraziamo i cittadini per la collaborazione che hanno dato, perché si vede da quelli che siamo. Tutti pronti a scrivere sui giornali, ma in definitiva quando è il momento di tirarsi su le maniche non c'è nessuno. Un attimo. Aspetta che lo prepara. Ma sono drenaggi. Eh sì, le gambe vedrai, t'ho detto. È una giornata che pensavo fosse più capita dai nostri concittadini. Siamo una decina tra addetti ai lavori e non. C'è molto da raccogliere, questo è un segnale di attenzione che dobbiamo proprio evidenziare, perché abbiamo quasi un camioncino pieno di rifiuti, ma come ha detto Giorgio prima abbiamo raccolto un po' di tutto. E questo è veramente un senso di tristezza che mi amareggia molto. Tutto qua. A che tu lo mendri io? Senti, ad andare dentro. Buttalo. Se pesa dammi un po' che ti fa. No, se pesa niente. Vento. Occio! No! Non è un problema. Gli amministratori sono io e il sindaco, però. Come al solito. Allora, scarponi. Guarda, anche la scarpa, ma... ecco, riprendi la scarpa. Ma cosa vuoi dire, se questo? Quando che sta... Quando che sta la... Piena? Mamma, passamela a me Luca, che pesa adesso. Andi qua. Vediamo un altro nuovo. L'ho usato io? E hai un altro? Vado a prendere io.